Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara, un giro d'affari da 1000 euro al giorno. Questi i proventi dello spaccio nel quartiere Fontanelle di Pescara. Manca vigilanza delle forze dell'ordine e interventi di prevenzione. Questa almeno la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Andiamo a sentire il servizio di Francesca Romana Testi. Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle sul caso criminalità nel quartiere Fontanelle di Pescara. Questa volta Domenico Pettinari traccia un quadro completo della questione spaccio di stupefacenti e del rischio che corrono i giovanissimi addestrati sin da piccoli a delinquere. Siamo sotto ad alcuni palazzi dove qui quotidianamente si spaccia droga, cittadini non ce la fanno più, ci sono alcuni pregiudicati che riescono ad incassare oltre 1000 euro al giorno con lo spaccio di droga, con attività illecite e ne pagano appena 15 euro al mese di affitto. Qui si fanno palestre per anche scassinare macchine, aprire macchine, ci raccontavano che alcuni giorni fa dei ragazzini sfondavano delle macchine, entravano dentro, rubavano, quindi c'è tutto il peggio che ci possa essere. Chiediamo sicuramente intensificare il pattugliamento delle forze dell'ordine e servirebbe anche un'unità fissa di polizia in questi posti e poi abbinato alla prevenzione, a un servizio di assistenza sociale, operatori sociali che vadano in giro per le strade a recuperare i ragazzini, a cercare di integrare, di parlare. Qui c'è un'associazione, ci potrebbero mettere l'assistente sociale, l'abbiamo chiesto da più tempo, niente da fare. E poi ricordiamolo, qualche giorno fa hanno fatto l'ennesima sanatoria in Regione Abruzzo per gli occupanti senza titolo. Questo non è possibile. Gli occupanti senza titolo non hanno diritto di stare nelle case popolari perché privano a tante brave persone che sono in graduatorie da anni di poter accedere a un alloggio popolare. Oggi i cittadini dicono basta e attenzione, i cittadini hanno paura, non ci mettono più la faccia, si nascondono quando vedono le telecamere. Quindi è un pericolo serio, è un'emergenza sicurezza serissima che si sta vivendo in questi posti. E adesso ci spostiamo a Giulianova, novità per il nuovo ospedale. Dopo l'esclusione del nosocomio dalla lista degli edifici da parte della Regione Abruzzo, oggi il sindaco Francesco Mastromauro ha illustrato le ultime novità che aprono concrete possibilità per l'edificazione del nuovo ospedale a Giulianova. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Si riapre in maniera concreta la pista che porta al nuovo ospedale di Giulianova. Dopo le polemiche delle scorse settimane con la Regione, oggi il sindaco della cittadina giuliese Francesco Mastromauro ha spiegato in conferenza stampa cosa sia cambiato nelle ultime ore. Prendiamo atto che l'impegno assunto dall'assessore Silvio Paolucci è stato mantenuto, nel senso che, come si legge qui, è stato confermato nella delibera della Giunta regionale numero 742 adottata il 15 novembre 2016 e pubblicata in data odierna, confermato pertanto che gli interventi proposti sono i seguenti: realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Giulianova, Lanciano, Sulmona e Vasto, in sostituzione di quelli esistenti. E poi rilevato che la realizzazione dell'ospedale di Giulianova resta sospesa, quindi si dà atto che la realizzazione ci sarà, ma resta sospesa e condizionata alla definizione dell'iter acquisitivo della proprietà del sedime, benché già individuato da parte del Comune di Giulianova, e io l'ho ricordato più volte, il Comune di Giulianova è stato il primo comune a individuare l'area, addirittura con delibera dell'8 settembre 2015. Quindi la Regione dà atto che il Comune di Giulianova ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, che la ASL di Teramo non ha completato l'iter acquisitivo dell'area dalla stessa individuata dalla ASL, fra quelle 5 che noi avevamo proposto nel 2011, e che l'erogazione del finanziamento adesso è condizionata al completamento dell'iter da parte dell'ASL. Un primo risultato è stato raggiunto, ma da qui si parte, perché adesso noi solleciteremo da subito l'ASL a completare l'iter. E andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. L'assessore mi consegnò l'assegno di 4.700 euro che avevamo pattuito per la nostra esibizione musicale al Salone del Libro di Torino, ma mi disse che da quella cifra voleva 1.000 euro in contanti che gli servivano per la campagna elettorale. Quando risposi che non era possibile, lui mi spiegò che se non avessimo accettato si sarebbero interrotti i nostri rapporti di collaborazione con la Regione. E uno dei passaggi chiave della testimonianza resa questa mattina davanti al Tribunale Collegiale di Pescara
del presidente dell'Associazione Culturale e Musicale Ars Roccomasci nell'ambito del processo nato dall'inchiesta denominata Il Vate su presunte tangenti nel settore cultura della Regione Abruzzo. Questa mattina avrebbe dovuto deporre l'ex segretaria dell'assessore De Fanis Zingariello, che però non è stata ascoltata. Il suo legale infatti ha fornito un certificato medico. Ha seguito invece tutte le fasi dell'udienza l'ex assessore presente in aula al Tribunale di Pescara. Ed ora torniamo a parlare dell'incendio al consorzio AM Ascerne di Pineto. La Procura di Teramo sta lavorando per accertare le cause del rogo che ha distrutto alcuni capannoni del consorzio dove venivano stoccati anche i rifiuti. Il sostituto procuratore, dopo il sopralluogo che si è svolto ieri pomeriggio, ha confermato l'ipotesi di incendio doloso. Sentiamo il servizio di Elisa Leuzzo. Dal sopralluogo all'interno dell'impianto di stoccaggio di rifiuti del consorzio AM di Pineto, distrutto dalle fiamme nella tarda serata di martedì scorso, si conferma l'ipotesi di incendio doloso. Sul posto, i tecnici dei Vigili del Fuoco, i carabinieri e il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, il magistrato che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Abbiamo visto il capannone, abbiamo fatto delle ipotesi come si sia propagato. Certo, adesso è da vedere, stiamo facendo indagini, vediamo se riusciamo a individuare anche i motivi, insomma, di questo episodio, che è molto grave. Noi pensiamo che sia doloso, ma oggi siamo riusciti a capire qualcosa di più. Le circostanze, le modalità e i tempi che hanno caratterizzato l'incendio, infatti, lasciano pensare che non si sia trattato di un incidente. Quando alle 22 circa di martedì scorso è divampato l'incendio, l'impianto di stoccaggio dei rifiuti era chiuso e non vi erano dipendenti al lavoro. Circa mezz'ora prima è scattato l'allarme a segnalare la presenza di un intruso nell'area del consorzio, intruso che avrebbe appiccato il rogo all'interno del capannone che raccoglie rifiuti secchi, carta e plastica, per poi fuggire. Un'area di circa 2.000 metri quadrati è stata distrutta dalle fiamme che hanno raggiunto in altezza anche la copertura del tetto, facendone crollare buona parte. Il magistrato, durante il sopralluogo, ha ascoltato anche il presidente del consorzio che nella tarda serata di martedì riceveva tramite SMS sul cellulare l'allarme che segnalava un intruso nell'area dell'AM. Ed ora la pagina politica, ci occupiamo del referendum confermativo della riforma costituzionale del prossimo 4 dicembre. A Loreto Prutino si è svolto un dibattito a confronto le ragioni del sì e quelle del no. Il servizio di Vestina News. A poco meno di un mese c'è una data molto importante per l'Italia, un referendum costituzionale. Onorevole Gianluca Fusilli, come potrebbe cambiare l'Italia? Il 4 dicembre è certamente una data importante, il cittadino sarà chiamato a scegliere se una riforma costituzionale attesa da 40 anni in questo Paese potrà essere effettivamente vita praticata o ricomincerà il dibattito parlamentare per capire come cambiare l'Italia. Come ha detto il Premier Renzi, da una parte c'è chi rischia, e cioè chi ha votato questa riforma e sostiene il sì, da un'altra parte c'è chi fischia. Non si vota né pro né contro il governo, si vota per il 4 dicembre dicendo sì, per rendere le istituzioni italiane più moderne, più snelle, meno costose, per abolire le province e il CNEL e per ridare un assetto istituzionale più adatto al tempo che viviamo. Chi voterà no invece vorrà mantenere lo stato quo ante, quindi quello che abbiamo oggi e che ha determinato le disfunzioni circa la nostra capacità di essere competitivi nel mondo globale. Siamo quasi alla data fatidica del 4 dicembre, Maurizio Gasparri, perché votare no? Perché si restringono gli spazi di democrazia con questa riforma sbagliata. Il Senato non viene abolito, rimane, ma scelto dai consiglieri regionali e non più dai cittadini. Si va verso una direzione pericolosa di più potere alle caste politiche che Renzi finge di combattere, perché i cittadini conteranno di meno e gli apparati politici conteranno di più. Noi vorremmo la riduzione del numero dei parlamentari, ma l'elezione diretta del Presidente della Repubblica per dare ai cittadini maggiore peso. Ci sono poi norme confuse, pasticciate nel rapporto tra Stato e Regioni e nel rapporto tra Camera
e Senato. La riduzione dei costi è molto limitata e poi fa ridere parlare di 50 milioni di euro quando il governo ne spende 4 miliardi per portare clandestini in Italia ogni giorno. Si vuole risparmiare, si comincia a pensare prima agli italiani, ai loro diritti, al loro voto, alle loro case, al loro lavoro e non a spendere 4 miliardi l'anno per portare clandestini che poi rendono le città e i comuni italiani più insicuri e ricchi di incertezze sul loro futuro. Sulla vicenda dello sviluppo del Gran Sasso interviene il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, che assicura sulla realizzazione degli impianti sciistici a Campo Imperatore. Il servizio è di Daniela Rosone. Regione Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Comune dell'Aquila e Comune di Pietracamera si battono all'unisono perché si attui il piano del parco, uno strumento necessario che permette finalmente di superare quelle norme che prevedono esclusivamente proibizioni e che impediscono di dare corso a quelle che sono le traiettorie consentite per lo sviluppo del Gran Sasso. Così il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli ha sintetizzato il significato della presenza in conferenza di tutti i soggetti presenti interessati a dare risposte chiare e concrete allo sviluppo di un territorio, quello del Parco Nazionale, esteso per 150.000 ettari nel quale vivono circa 146.000 persone. Oltre ai sindaci dell'Aquila e di Pietracamera erano presenti il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci e la direttrice generale della regione Cristina Gerardis. Anche se la vocazione del comprensorio non può essere considerata esclusivamente quella collegata allo sci alpino, Lolli ha ribadito la necessità di effettuare interventi di ammodernamento degli attuali impianti di risalita che insistono sui due versanti, in mancanza dei quali si assisterebbe inermi alla possibilità di far quadrare i bilanci da parte degli enti gestori, causata dalle limitate presenze che due comprensori dell'Aquila e di Pietracamera riuscirebbero a gestire con gli attuali impianti a fune. Secondo Lolli si rende necessario l'arroccamento a Campo Imperatore, oltre che con la funivia anche con gli impianti di Montecristo e di Fossa di Paganica, perché con quelli attuali che consentono il trasporto ogni ora di 2.000-2.300 persone, il centro turistico non potrebbe chiudere i bilanci in pareggio, se non con il contributo del Comune dell'Aquila, che le leggi attuali non rendono ulteriormente possibile. Ma la notizia credo importante di oggi è che abbiamo chiarito in un modo assoluto che qui le istituzioni che sono la Regione, Comune dell'Aquila e Comune di Pietracamera e il Parco insieme all'unisono si battono, stanno lavorando e si battono perché si attui il piano del Parco e poi i piani d'area attuativi. Per intenderci, il piano del parco è lo strumento che permette finalmente di uscire dalle norme di salvaguardia, che sono quelle norme che sono solo proibizioni, che impediscono di fare qualunque cosa e invece indicano quali sono le traiettorie di sviluppo consentite all'interno di un parco, così finalmente noi potremo sviluppare il Gran Sasso pienamente, ma nello stesso tempo contengono il piano attuativo, anzi i due piani attuativi, quelli per Campo Imperatore, Montecristo e quelli per Pietracamera, che consentono di fare gli impianti. Adesso ci spostiamo a Teramo per occuparci dei temi del lavoro. Sarà uno sciopero alla rovescia, quello organizzato dalla filea CGIL sabato 26 novembre, a Piazza Sant'Anna, una manifestazione degli edili per chiedere la rapida riapertura dei cantieri previsti nel master plan e dal post terremoto. In poche parole, lavoro ad un comparto che è stato il più segnato dalla crisi economica. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Sabato 26 novembre si ritroveranno tutti in Piazza Sant'Anna a Teramo, gli edili teramani, per lottare insieme e chiedere lavoro. La denuncia della CGIL Teramo è netta. Dall'inizio della crisi il settore ha perso 14.000 addetti. La ricostruzione extracratere post terremoto 2009 non è mai iniziata ed ora viene annunciato con il master plan 1,5 miliardi di euro per l'Abruzzo, di cui 200 milioni solo per la provincia di Teramo. E questo dovrebbe dare lavoro a 6.000 edili. Sì, ma quando si comincia? Intanto molti dei progetti e dei finanziamenti che dovevano in qualche modo permettere l'avvio dei cantieri non sono partiti ancora e ce n'è un esempio per tutti, abbiamo visto. Nella provincia di Teramo erano previsti 28 interventi per la riqualificazione di una parte delle scuole per un totale di oltre 18 milioni di finanziamento. Bene, a distanza di 7 anni
e purtroppo è arrivato un altro terremoto con la tragedia che stiamo misurando in questi giorni, bene, solo un progetto è stato concluso, tre sono in cantiere, hanno i cantieri aperti e tutti gli altri 24 sono ancora nella fase di progettazione. La manifestazione che si svolgerà sabato prossimo a Teramo, organizzata dalla Fillea di Teramo e Abruzzo, dalla CGL di Teramo e dalla Fillea Nazionale, vuole essere in sintesi uno sciopero alla rovescia per chiedere la rapida apertura dei cantieri di Teramo e in special modo quello dell'ex manicomio di Porta Melatina e l'avvio della ricostruzione post terremoto. In poche parole, lavoro. Ma insomma, il terremoto è un'opportunità, questo del 2016 lo potrebbe essere per Teramo e anche per tutto il settore edilizio. Ma intanto il terremoto è sempre una disgrazia, perché quando arriva colpisce l'identità di un territorio. In questo caso possiamo dire che il terremoto del centro Italia ha colpito le attività turistiche, ha colpito le attività agricole e di allevamento. Noi abbiamo la necessità assoluta che la ricostruzione post terremoto cambi passo, che non possa avere lo stesso passo del terremoto del 2009. Abbiamo scelto il Sant'Antonio come emblema, 32.400 metri quadri, parliamo di rigenerazione urbana, parliamo quindi di un recupero di un complesso importante per la città di Teramo che vive una crisi di identità spaventosa e per noi pensiamo che oltre a essere lavoro edile è anche un'opportunità di ripresa e di rilancio della città di Teramo. Procede spedito l'iter di fusione delle Camere di Commercio di L'Aquila e Teramo. Il nome proposto al Mise è Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Intanto non si placano le polemiche, soprattutto a Teramo, per quanto riguarda la scelta della sede della nuova Camera di Commercio, attualmente individuata quella principale all'Aquila. Dopo l'API anche la Confartigianato Teramana chiede invece che la sede principale sia a Teramo. Intanto sentiamo il servizio che fa il punto della situazione sul processo di fusione. Si chiamerà Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Questo infatti il nome proposto al Ministero dello Sviluppo Economico per la fusione degli enti camerali di L'Aquila e Teramo. L'intesa, raggiunta dai consigli camerali delle due province, anticipa quello che prevede un'apposita riforma, cioè la riduzione del numero delle Camere di Commercio italiane da 105 a 60. Il nuovo ente camerale manterrà la presenza sul territorio nelle due sedi dei rispettivi capoluoghi di L'Aquila, che sarà anche sede legale, e di Teramo. La costituenda Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia comprenderà 155 comuni con una popolazione complessiva di 618.000 abitanti, 79.474 imprese registrate che producono annualmente circa 9 miliardi di valore aggiunto e 1,7 miliardi di export. Sulla base dei dati di bilancio dei due enti, il patrimonio della Camera di Commercio del Gran Sasso ammonterà ad oltre 17 milioni di euro, l'attivo circolante a 24, di cui 17 di disponibilità liquide. La dotazione organica della nuova Camera di Commercio sarà di 80 persone, visto che nel 2016 i due enti hanno avviato una razionalizzazione che ha determinato una riduzione di 10 unità lavorative con un risparmio di 468.000 euro. L'opportunità di procedere alla creazione di un nuovo ente, sostiene Gloriano Lanciotti, presidente della Camera di Commercio di Teramo, trova fondamento non solo nell'evoluzione normativa, ma anche nella piena condivisione del percorso avviato dalle due Camere consorelle. Mentre per Lorenzo Santilli, presidente della Camera di Commercio dell'Aquila, la nascita di questo nuovo ente è nell'interesse esclusivo del sistema delle imprese, rispetto al quale sarà possibile destinare importanti risorse per interventi di promozione economica sul territorio. E adesso torniamo con una notizia appena arrivata in redazione. All'incendio del consorzio AM sono risultate negative le analisi effettuate da ARTA, istituto zooprofilattico, a seguito dell'incendio della serata di mercoledì scorso. I risultati pervenuti stamani al comune sono sotto i limiti di guardia, questo per quanto riguarda i prelievi che sono stati effettuati proprio subito dopo l'incendio. Adesso torniamo a Pescara. A rigenerare le aree urbane periferiche e costruire una nuova visione della città. Dopo un anno di lavoro è stato presentato il risultato del protocollo sottoscritto dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio e dal Comune di Pescara. Sentiamo.
Rigenerazione strategica delle aree urbane. A Pescara oggi è stato presentato il risultato di un lavoro portato avanti dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio, grazie a un protocollo sottoscritto con il Comune nel 2015. Un menabò di idee e visioni che ritraggono quartieri e aree trasformate secondo criteri di nuova generazione. Nel 2015 sottoscriviamo come Comune un protocollo d'intesa con l'Università affinché ci potesse fornire un supporto scientifico per una serie di aree urbane che sono ancora trasformabili in una città come Pescara, povera di territorio e di suolo. Su questi progetti di riqualificazione si sono cimentati studenti provenienti da una decina di paesi e alla fine di tutto questo ci sono due ponderosi volumi che oggi presentiamo in questa sede. Questi volumi raccolgono il frutto di un anno e mezzo di studio, costituiranno anche la base del realizzando piano strategico. Non a caso abbiamo chiamato questa iniziativa Verso Pescara 2027, cioè verso i 100 anni della nostra Pescara, che appunto è nata nel gennaio del lontano 1927. Quali sono le aree strategiche prese in considerazione su Pescara? 10 aree strategiche su tutte l'area di risulta, ma ci sono anche, diciamo, l'area, per esempio lo scalo merci di Porta Nuova, c'è l'ex Cofa, c'è l'ex Fea, ci sono le periferie e le zone industriali dismesse. 10 appunto importanti aree, 10 occasioni di trasformazione urbana che vogliamo naturalmente contribuire a migliorare e modificare in meglio. Un barman acrobatico e uno chef allievo di Gualtiero Marchesi sono due giovani talenti teramani, ex alunni dell'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo, che si sono esibiti questa mattina davanti agli studenti della loro ex scuola. Vediamo. Un barman e uno chef di successo, ex alunni dell'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo, hanno raccontato la propria storia e dato dimostrazione della professionalità acquisita in questi anni agli studenti della loro ex scuola. Lorenzo Palazzese è un bartender, come si dice in gergo, un barman acrobatico che gira il mondo preparando acrobaticamente un suo cocktail, l'Ice Summit. Che cosa vuol dire essere un barman acrobatico? Beh, sicuramente è un lavoro, un ramo leggermente diverso. Io ho avuto l'opportunità di partecipare alla prima edizione del corso che si è svolta qui all'alberghiero di Teramo, grazie al professor Gianni Calandrini, e ho partecipato a questo corso e è nata la passione. Poi tanto allenamento e i risultati si stanno vedendo. Dove lavori, Lorenzo? Ti chiamano in tutta Italia? Sono tornato da poco dall'Australia, ho lavorato lì un anno e mezzo, adesso qui in Italia andrò a presentare questo cocktail che è stato girato sulle pendici del Gran Sasso. Un video molto bello, originale nel suo campo, con delle immagini anche molto suggestive fatte anche da un drone dall'alto. Futuro penso di andare a Dubai e di provare a integrarmi in un bar facendo queste cose. Alessio De Evangelista è invece uno chef che si è specializzato alla Scuola Internazionale di Alta Cucina di Gualtiero Marchesi, anche lui apprezzato in Italia e in altri paesi. Un ex alunno dell'alberghiero, hai fatto grande strada però nella cucina. Sì, dopo il diploma alberghiero ho iniziato la Scuola Internazionale di Cucina Italiana all'ALMA a Parma con lo chef Gualtiero Marchesi, il grande Gualtiero Marchesi, con il corso superiore di cucina italiana. Una volta diplomato lì abbiamo trovato lo spiraglio di andare a lavorare per un grado maggiore come sous chef nel Lago di Como, Milano, girato un po' tutto il nord Italia, per poi trasferirmi per 6 mesi in Australia. Cosa insegnerai oggi ai ragazzi? Faremo un aperitivo da abbinare al cocktail. Lorenzo e Alessio, due talenti teramani che stupiscono per la loro creatività e professionalità, richieste in tutto il mondo. Oggi però hanno dedicato le loro creazioni solo agli studenti del Dipoppa per dimostrare che con l'impegno e lo studio si arriva in alto. E adesso apriamo la pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie A e dal Pescara. Oggi doppia seduta al Poggio degli Ulivi per i ragazzi di Massimo Oddo. Biancazzurri alle prese con l'emergenza difesa in vista della gara di domenica all'Olimpico contro la Roma, nella quale Biraghi dovrà sacrificarsi da centrale viste le assenze di Campagnaro, Coda, Fornasier e Gyomber. Difficile anche il recupero a centrocampo di Verre. Sul momento particolare del Pescara si è espresso anche il socio del Delfino Victor Mesa, giunto in Italia nei giorni scorsi per partecipare all'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio.
Victor Mesa a Pescara per seguire da vicino le sorti della formazione biancazzurra. Mesa, non è un momento molto facile, semplice per il Pescara, le cose non stanno andando bene, però diceva il presidente Sebastiani, occorre avere fiducia in questa squadra e anche in questa società. Io también tengo molta fiducia nella squadra, sé che il momento non è un momento buono, ma dobbiamo aspettare perché il campionato non ha finito, non abbiamo giocato con... Io dico, tengo un concetto che il campionato sono due campionati e il campionato del Pescara sono con 3, 4, 5 squadre che sono accessibili per il Pescara e non abbiamo giocato con tutti. Quando finita la prima volta possiamo parlare più tranquillo e dobbiamo aspettare con fiducia, questo è lo che posso dire. C'è una vera e propria emergenza infortuni in vista della gara di Roma, praticamente c'è solo un difensore di ruolo in organico, partita difficilissima all'Olimpico, si cercherà comunque il miracolo. Sì, la partita dell'Olimpico è difficile, come fu la partita con la Juve, molto difficile, e con son tutta questa squadra che tiene in ingresso molto milionario e non possiamo competere con questa squadra. Ma... dobbiamo aspettare che in dicembre venga un nuovo possibilità di altro giocatore per il problema dell'infortunio, di tanto infortunio che abbiamo tenuto con tutto questo giocatore. Anche alla luce dei tanti infortuni, a gennaio ci sarà il mercato, come si suol dire, di riparazione, società pronta a portare nuovi giocatori a rinforzare questo organico? Sì, io credo che sì, dobbiamo avere la gravità dell'infortunio, ver si possiamo contare, ma a me mi piace, mia idea personale, si può trarre uno o due rinforzi per la seconda volta. Lei conosce molto bene il mercato del Sud America, il direttore sportivo Leone è proprio in Sud America in queste ore. State trovando il nuovo Torreira per il Pescara o comunque qualche giocatore che possa avere un rendimento come lo ha avuto Torreira l'anno scorso? Torreira bene, mi allegro molto per lui. Luca sta in Sud America e stiamo parlando tutto il giorno per la possibilità di altri giocatori. E adesso invece andiamo in Lega Pro. Questo pomeriggio, tra pochi minuti alle 14.30 ci sarà il fischio d'inizio della gara di Coppa Italia al Bonolis tra Teramo e Siena e noi ci colleghiamo in diretta proprio con lo stadio Bonolis dove per noi c'è Jacopo Forcella. Buongiorno Jacopo. Buongiorno a te Alfredo, a tutti i telespettatori del TG6, proprio mi dà la linea mentre stanno scendendo in campo Teramo e Siena per questa partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Lega Pro. È una partita a cui il tecnico Onofri ha detto comunque di tenere tanto, anche se in casa biancorossa scendono sul terreno di gioco alcune seconde linee, alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio finora in campionato, anche perché c'è una trasferta, quella di Reggio Emilia, sabato alle porte. Allora andiamo subito con le formazioni, partendo con il Siena che gioca nel girone A di Lega Pro, allenato da Giovanni Colella. Leggiamo la formazione: Ivanov tra i pali, Romagnoli e Rondanini, Ghinassi, Mendicino e Bunino, Bordi, Lex, Roberto Masullo, Saric, Firenze e Doninelli, che tra le altre cose è stato uno degli obiettivi di mercato del Teramo in estate. In panchina il secondo portiere Moschin, Ventre, Marius Stankevicius, che molti ricorderanno in maglia Brescia, Grillo, Vassallo, Filipovic e Marco Taddei. Tutto confermato invece in casa biancorossa, 4-3-3 per Federico Nofri, Calore tra i pali, Sales, Caidi, Altobelli e sul lato sinistro va Capitanio, a centrocampo Di Paolo Antonio, Carraro che rientra dopo l'infortunio e il giovane Mantini, attacco formato da Croce, Forte e Fratangelo, man of the match della gara di sabato sera contro l'Ancona. In panchina Rossi, Dorante e Federman, Speranza, Santomini e Petrella, Manganelli, Orlando, Cericola, Scipioni, Cesarini e Sefè. Allenatore ovviamente Federico Nofri, arbitro all'incontro Daniel Amabile della sezione di Vicenza, assistenti Giorgio Rinaldi di Roma 1 e Daniele Colizzi di Albano Laziale. Tra pochissimo il fischio d'inizio, ricordiamo, partita gara secca con la possibilità di tempi supplementari in caso di pareggio al 90°. Per il momento è tutto dal Bonolis, ti restituisco la linea.
Allora, grazie a Jacopo Forcello. Ovviamente seguiremo il servizio della partita e le interviste nel corso della prossima edizione del TG6 alle 19. E adesso noi invece andiamo in Serie D, episodio increscioso nelle ultime ore a carico della Chieti Calcio, una busta contenente una lettera anonima e un proiettile è stata indirizzata al presidente Giacomini e all'allenatore Mariani su tutto quanto sta indagando la Digos, il servizio di Andrea Costantini. Non bastasse l'umiliazione di un campionato al momento disastroso, un episodio increscioso colpisce la Chieti Calcio. Una lettera anonima contenente un proiettile è stata inviata al presidente del sodalizio neroverde Mauro Giacomini e al tecnico Alberto Mariani. La busta gialla che li conteneva non è arrivata ai destinatari poiché è stata intercettata dall'ufficio postale e girata alla polizia. Gli agenti della Digos si indagano per scoprire il mittente. Certo è un ulteriore segnale dello stato di tensione che regna intorno alla Chieti Calcio, società che dalla cessione operata dall'ex presidente Belia sta vivendo mesi di grandi tormenti per via della forte situazione debitoria, di un numero elevato di vertenze di ex calciatori da fronteggiare ed una gestione finita in mano a persone all'apparenza per nulla legate al territorio e che amministrano la società lontano da Chieti. Peraltro uno snodo cruciale sarà la data del prossimo 5 dicembre quando il giudice dovrà decidere sulle tre istanze fallimentari che pendono sulla Chieti Calcio, una delle quali fa riferimento all'ex vicepresidente della società neroverde Walter Costa, che rivendica il rimborso di un prestito di circa 70.000 euro. Così gli sportivi hanno iniziato a disertare lo stadio. Gli ultras hanno manifestato più volte la loro forte contrarietà all'attuale società, sentimento manifestato con la feroce contestazione a carico di Giacomini avvenuta ai primi di ottobre, dopo il KO con la Fermana. Sul campo la squadra è straultima, con un punto in 12 gare, e rischia di essere mandata via dalle strutture di Caramanico, dove i giocatori si allenano e alloggiano perché ci sono ritardi nei pagamenti. Un quadro desolante di una situazione che sembra non potersi protrarre per molto altro tempo. In attesa di ulteriori sviluppi, in qualche modo, la truppa di Mariani preparerà il match di domenica prossima all'Angelini con la San Maurese, anche se la testa dei calciatori difficilmente sarà concentrata sul campo. E prima di salutarci, una notizia di servizio, perché TV6 comunica che in questi giorni potrebbero esserci dei disservizi e dei problemi nella ricezione del segnale digitale terrestre sul canale 14, pertanto invitiamo i nostri telespettatori, nel caso in cui avessero problemi, a effettuare la risintonizzazione della loro televisione oppure del decoder. Per quanto riguarda il nostro telegiornale è tutto, grazie per averci seguito, gli appuntamenti con la nostra informazione sono alle ore 19 e alle 23. Vi auguro una buona giornata.